Sì, adesso sentiamo il dottore Salvatore Pollicina, che è neuropsichiatra infantile presso il presidio ospedaliero ASP3 di Catania. Ci parla delle manifestazioni della depressione nell'età evolutiva. Allora, intanto ringrazio Magda e Federico per avermi invitato e tutti voi per l'attenzione. L'uso del termine depressione, spesso è problematico e non è scevro da ambiguità. Rispetto ad altre manifestazioni psichiatriche, come ad esempio la psicosi o un delirio, la depressione. Diciamo, la psicosi e il delirio non fanno parte normalmente dell'esperienza di un individuo. È un optional. Non è così per la depressione. Le manifestazioni depressive o quelle ansiose fanno parte integrante del normale flusso emozionale che si collega agli eventi e ai vissuti del ciclo vitale, al punto che paradossalmente si potrebbe affermare che non c'è vero sviluppo se non c'è depressione. Ricordo una psicanalista romana all'inizio della mia carriera, tanti anni fa, che mi disse: si fanno troppe poche depressioni. E sembra paradossale questa affermazione in una società in cui la depressione è ritenuta il principale motivo di impairment nei soggetti di età compresa fra i 14 e i 44 anni. Ma la sua non era affatto un'affermazione cinica. Lei si riferiva alle depressioni che accompagnano le dinamiche trasformative, il cambiamento, giacché quasi sempre non c'è cambiamento profondo e nuova nascita che non si accompagna a qualche tonalità e vissuto depressivo. Ieri si è parlato, ad esempio, si è ricordato, sono ricordate le puerpere e la sintomatologia appunto delle depressioni postpartum. Affrontare il cambiamento comporterà dunque l'accettare il distacco necessario, la perdita, il travaglio che accompagna il passaggio da una forma a un'altra forma. E tutti noi sappiamo quanti cambiamenti si realizzano in età evolutiva. Disattendere i costi di questa necessità evolutiva, come accade spesso nella nostra società, a mio avviso, produce effetti patologizzanti. Faccio un esempio. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i nostri padri e i nostri nonni fecero a se stessi una promessa silenziosa. I nostri figli e i nostri nipoti non dovranno sopportare le sofferenze e le rinunce che noi abbiamo dovuto patire. Sembrerebbe che in ossequio a questa promessa, molti genitori di molte famiglie problematiche, non di questa società liquida, per dirla con Bauman, oggi si sforzino di sollevare la prole da ogni possibile frustrazione, da ogni motivo di attrito e di conflitto, limitando in tal modo la possibilità che i figli facciano esperienza di un guadagno arduo, di un sano sentimento di difficoltà e di conquista. Nella teorizzazione winnicottiana, la frustrazione si presenta come fattore che favorisce la differenza, come attesa, come abrogazione del controllo onnipotente, come esperienza del nonno. Invece, molti genitori e i loro figli sembrano oggi non essere più capaci di differenziarsi reciprocamente, imparando ad abitare la distanza. Per evitare malintesi, la distanza che io indico è la distanza che permette di vedere, è quella che ci permette, quando abbiamo in mano un libro, di poterlo leggere. Allora, sapere ad esempio abitare la distanza tra il mio desiderio e la sua soddisfazione significa essere capace di tollerare la frustrazione dell'attesa. L'attesa desiderante, come scrive Galimberti, favorisce l'attività riflessiva e l'immaginazione. Nel momento in cui avremo finalmente ottenuto l'oggetto del desiderio, potremo allora riversare in quell'oggetto le nostre fantasie ed esso si arricchirà di qualità psichiche. Questa attitudine della materia, di
di poter essere affrancata dalla sua inerzia e opacità è nota. Tutti noi abbiamo degli oggetti che custodiamo gelosamente perché ad esempio ci ricordano qualcosa di importante della nostra vita, ed è proprio quello che contengono, quello che rappresentano questi oggetti che li rendono preziosi ai nostri occhi. Immaginate ora un bambino che chiede imperiosamente qualcosa, un giocattolo, che subito gli viene concesso. L'immediatezza, se diviene una consuetudine relazionale, non permette nessuna attività riflessiva e immaginativa. Di conseguenza, quel giocattolo per il bambino rimarrà solo materia, che ora utilizzo e poi butto, per la richiesta compulsiva di un'altra cosa. Ma, riflettete, una realtà fatta di oggetti disanimati, privati cioè di qualità psichiche, non permette al bambino o all'adolescente nessun vero punto di approdo e quindi di attaccamento alla realtà, alimenta invece il distacco, l'indifferenza e la noia, divenendo uno dei tanti fattori che possono favorire il costituirsi di quadri psicopatologici, come ad esempio i disturbi impulsivi del comportamento, ma io dico anche una caduta di capacità immaginativa implica anche l'incapacità a immaginare l'altro, per cui io penso anche ai bambini, gli adolescenti che buttano le pietre dal cavalcavia o gli atti di bullismo, l'incapacità a immaginare l'altro. Producono anche la depressione. L'indifferenza, la noia, il senso di vuoto sono oggi, ritengo, indicatori ricorrenti della presenza di un fondo depressivo in molti ragazzi cosiddetti, tra virgolette, normali. In sintesi, esistono delle sofferenze a tonalità depressiva nell'adulto e nel bambino, necessarie allo sviluppo, che se disattese possono esse stesse generare patologia e condizioni depressive francamente patologiche che vanno contrastate precocemente. Come distinguerle? Il concetto di limite è un concetto misterioso. Per provare a tracciare ugualmente un confine fra queste due condizioni, vi voglio parlare di un organo, il cuore, che nell'immaginario collettivo è la sede delle emozioni e dell'affettività, per transire poi in via analogica dal somatico allo psichico. Allora, se facessimo ora qui un'intervista ai presenti in sala sul modo di valutare la salute del cuore, probabilmente una gran parte associerebbe la normalità del cuore alla regolarità del suo battito. Tuttavia, l'analisi della frequenza cardiaca di individui giovani, sani, a riposo, dimostra il contrario, un'alta variabilità, con serie temporali fortemente irregolari e apparentemente casuali. In una giornata la frequenza cardiaca di un cuore sano può passare infatti dai 40 ai 180 battiti al minuto. Nelle registrazioni dell'holter cardiaco che precedevano situazioni patologiche, i cardiologi, patologiche gravi, anche arresto cardiaco, infarti, aritmie, via dicendo, i cardiologi osservavano invece una frequenza del battito molto più regolare, molto meno variata. Da questo esempio possiamo imparare che là dove si realizza una significativa riduzione della variabilità fisiologica di un parametro o di una funzione, si può strutturare una patologia. Utilizziamo ora il soma per parlare della psiche, il cuore per parlare della depressione. Potremmo affermare per analogia che i soggetti con una depressione transitoria in genere mantengono una potenziale fisiologica variabilità affettiva ed umorale, mentre nella patologia si assiste ad un suo più o meno stabile e marcato impoverimento. Mi viene in mente una storia legata alla vita del Buddha. Questo, inizialmente, aveva fatto una scelta ascetica estrema e si trovava nudo, sporco, a meditare lungo la riva di un fiume. Ad un certo punto vede una barca passare. Nella barca c'è un giovane che accordava uno strumento a corde e il padre lo guidava e lo consigliava dicendo: «Se tendi troppo, si romperà».
se troppo poco non suonerà. Sul filo di metafora, immaginate ora che un cuore sano e ben accordato con la realtà faccia risuonare le sue corde affettive con la varietà armonica di quello strumento musicale. Un cuore sano è capace di alternare una sinfonia ad un requiem, una fuga ad una marcia, una canzonetta ad una composizione dodecafonica. Tutto ciò viene invece a mancare nella depressione patologica. L'affettività risuona più o meno stabilmente su poche o su un'unica corda. Questa distinzione è importante, giacché influenza le condotte terapeutiche. Vi porto l'esempio di un bambino di 10 anni che dall'età di 6 aveva iniziato a sviluppare una sintomatologia ticcosa alle mani e al volto. Gradualmente questo bimbo, dal visino triste, giacché c'era un nucleo depressivo che alimentava i sintomi, aveva iniziato a mettere in atto rituali compulsivi. Odorava sempre tutto. La madre, un soggetto con un'ansia non controllata, limitava pesantemente le relazioni sociali e le esperienze di autonomia del figlio, enfatizzando i pericoli. Inoltre, manteneva una preoccupazione esagerata per lo sporco. Nonostante la rilevanza della sintomatologia, questo bimbo aveva dimostrato una plasticità, una morbidezza delle strutture profonde. Durante il ricovero, vistosi sostenuto, aveva ridotto drasticamente le manifestazioni ticcose e compulsive, dando voce al suo legame alla vita. Vi leggo le risposte alla tavola 9 e 10 del CAT. C'era una volta un coniglio a cui non piaceva la sua camera. Un giorno volle chiamare un imbianchino per colorare la sua camera e allora se la fece di tutti i colori. Poi prende il legno e si fece un letto più bello di prima e poi lo dipinse tutto di rosso. Appena finirono tutti i lavori, al coniglio piacque un sacco la camera e così visse felice e contento. C'era una volta una mamma, tavola 10, che teneva un sacco all'igiene del suo cucciolo. Al cucciolo non piaceva fare il bagno, il cucciolo si sporcava sempre e la mamma gli faceva sempre il bagno. Un giorno, ascoltate, arrivò una goccia di fango alla mamma e la mamma disse: «Mi sono sporcata». E il cucciolo disse: «Mamma, è solamente fango». E allora la mamma capì che ogni giorno, non si deve fare sempre la doccia. Avevamo appena aperto la gabbia in cui era tenuto prigioniero e inaspettatamente questo bimbo ha cominciato a volare. Un altro bimbo di 7 anni, con un importante nucleo depressivo, è giunto alla mia osservazione per il sospetto di sindrome di Gilles de la Tourette. Da qualche anno aveva sviluppato una sintomatologia ticcosa associata a scoppi di coprolalia rivolti spesso contro la madre e seguiti da scuse e ricerca di rassicurazione. Segnatevi questa cosa perché è importante dal punto di vista clinico, ne parleremo successivamente. La madre è una insegnante depressa, la quale non tollerava che il figlio si potesse allontanare da lei. Il bambino voleva dormire nel suo letto e la madre gli diceva: «Perché vuoi andare nella tua camera? Allora tu non mi vuoi più bene». Questo bambino si era psicotizzato, sviluppando tratti di sospettosità persecutoria. La sua rigida struttura di personalità e la qualità della sua angoscia, a differenza del bambino dell'esempio precedente, ha comportato l'introduzione di un presidio farmacologico. Ma queste differenze, che abbiamo indagato, non sono oggi l'unico nodo da provare a districare. Vedete, se la presenza di manifestazioni depressive nei soggetti puberi e negli adolescenti, con caratteristiche simili a quelle degli adulti, era stata riconosciuta fin dagli inizi dell'Ottocento, mi riferisco ai Squirol nel 1838, la stessa cosa non si può dire per il riconoscimento della depressione in età infantile. Léon Citrin, ritenuto una delle figure di spicco nel campo dello studio dei disturbi affettivi in età evolutiva, racconta che
avendo chiesto nel 1965 al prestigioso National Institute of Mental Health negli Stati Uniti di poter usufruire di una borsa di studio quinquennale per dedicarsi allo studio della depressione nei bambini, si sentì rispondere che avrebbe potuto impiegare solamente la metà del suo tempo per questo obiettivo, mentre l'altra metà avrebbe dovuto essere riservata ad argomenti più seri. In effetti, a lungo è stata negata o circoscritta la presenza di disturbi depressivi nell'infanzia, spesso in nome di una visione idealizzata del bambino o di una sopravvalutazione delle sue capacità di resilienza. Ancora oggi genitori, educatori e medici si stupiscono quando si parla di un bambino depresso. Eppure il fenomeno è innegabile ed è in forte crescita. Vediamo alcuni dati epidemiologici. Le manifestazioni depressive incidono tra lo 0,4 e il 2,5 nei bambini, con punte del 9% in età adolescenziale, quindi voi vedete che si incrementano col crescere dell'età. Un disturbo depressivo grave e disabilitante è presente in un bambino su 40 e in un adolescente su 12. In età infantile risultano colpiti in egual misura maschi e femmine, in adolescenza le femmine sono il doppio dei maschi. Il suicidio è la terza causa di morte in soggetti di 15-24 anni, la sesta causa di morte in soggetti di 5-14 anni. Altri studi epidemiologici hanno inoltre rilevato che sia nei bambini che negli adolescenti la depressione risulta spesso significativamente associata ad altri disturbi psichiatrici. E qui iniziamo anche a quei fattori di occultamento che non hanno fatto vedere, per chi magari aveva una disposizione percettiva, cosa posso dire, categoriale, crepegliana. Noi junghiani diremmo una visione apollinea, diurna. La depressione, allora, quindi stavamo dicendo, la depressione risulta significativamente associata ad altri disturbi psichiatrici, d'accordo? Tanto che nel passato è stato messo in dubbio che esistesse una forma pura di depressione in età evolutiva. Indagini recenti hanno confermato che dal 60 al 70% dei bambini e adolescenti depressi presentano altri disturbi psichiatrici, come potete vedere anche nella slide. E, cosa molto interessante, almeno il 20-25% ha più di due diagnosi. I dati che emergono dagli studi epidemiologici condotti nell'infanzia e nell'adolescenza evidenziano due aspetti salienti. Raramente in queste due fasce di età i disturbi depressivi si manifestano con sintomi analoghi a quello dell'adulto. La disforia, ad esempio, nell'adulto si manifesta nell'adolescente come irritabilità, per dirne una. In effetti, quello della continuità e della discontinuità delle manifestazioni è uno dei filoni di ricerca attuali più importanti. Altro fattore, si registrano frequentemente manifestazioni equivalenti. Ecco, questo è un altro dato di occultamento, che occultano la forma depressiva di base in quella che sono state chiamate depressioni mascherate. Distingueremo ora fra l'episodio depressivo del bambino e la malattia depressiva. Nell'infanzia l'episodio depressivo fa in genere seguito a un evento che ha per il bambino significato di perdita o di lutto, sia che si tratti della morte di un congiunto che di una trasformazione significativa del suo ambiente. E il comportamento del bambino si modifica chiaramente. In particolare può manifestarsi o con sintomi negativi come un rallentamento, un'inibizione psicomotoria, una riduzione dell'espressività o l'anedonia e via dicendo, una indifferenza e sottomissione, sono bambini che protestano di meno, ecco. O invece con un'agitazione, specie di fronte alle richieste. Più comunemente i due stati si alternano e l'instabilità si trasforma in rabbia e irritabilità. Allora, due considerazioni. Un bambino depresso, come abbiamo visto anche dagli altri relatori,
Un bambino depresso è quasi sempre un bimbo in collera con l'adulto. Questa rabbia, insieme ai suoi tentativi di contrastare la depressione, può produrre una depressione agitata. Ecco, e questa è una delle caratteristiche della depressione in età infantile. Non che noi non troviamo delle depressioni agitate nell'adulto. Un adulto con una depressione maggiore e con un delirio di rovina ha una depressione agitata. E qual è la differenza? Che è evidente che quello ha una depressione. Allora, qual è la differenza nel bambino? Che l'impersistenza motoria, l'agitazione, gli acting out coprono il nucleo depressivo. E allora come facciamo a capire che quello è proprio, quel bambino agitato è proprio un bambino che manifesta una depressione agitata? Vedete, un bambino con un disturbo del comportamento impulsivo che fa un agito. In genere, dopo che fa l'agito, non si preoccupa delle conseguenze di quello che ha fatto. Un bambino depresso, invece, comincia ad attuare dei meccanismi di riparazione, per cui torna dalla mamma con un atteggiamento di, come dire, adesivo e con un atteggiamento di autosvalutazione e di colpa. Noi stiamo trattando la depressione prevalentemente nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni. In effetti la colpa è un elemento, cioè il sentire il dolore morale è un elemento che compare in genere verso questa fascia di età. Questa è la soglia. Con molta frequenza si assiste a un coinvolgimento dell'espressività somatica. Qui sta un altro fattore di occultamento. Allora, due sono gli aspetti in particolare che influenzano la variabilità dei sintomi in età evolutiva: l'organizzazione psicosomatica nel bambino e lo sviluppo dei processi di mentalizzazione. Il bambino viene descritto come un soggetto psicosomatico. E che vuol dire? Tutti siamo soggetti psicosomatici. Nel bambino però questo comporta una maggiore difficoltà che nell'adulto di differenziare cos'è somatico e cos'è psichico. Non solo. Ma quanto più è piccolo, io direi anche quanto più è arcaico, regredito il livello di mentalizzazione, quanto più fa ricorso al linguaggio corporeo per esprimere stati affettivi, disagi e tensioni psichiche. Quanto è minore l'età del soggetto depresso, tanto maggiore la pregnanza semantica della sintomatologia corporea. I sintomi psicosomatici si manifesteranno ad esempio con disturbi del sonno, con disturbi del comportamento alimentare. Si possono inoltre presentare lamentele per dolori somatici che non presentano alcuna positività clinica, ma che sostengono il ritiro sociale e le difficoltà a svolgere un compito. Un classico, il bambino che ha mal di pancia e non vuole andare a scuola. Nell'interazione con gli altri, il bambino si presenta sofferente. Le difficoltà di pensiero, di concentrazione, si ripercuotono sul rendimento scolastico. Ecco, questa è una voce molto importante. Quello del rendimento scolastico. Questo è un indizio, come abbiamo visto anche benissimo dalle altre relazioni, a volte di un nucleo depressivo nel bambino. Per cui diciamo questo nucleo si manifesta con difficoltà ad apprendere e a memorizzare nonostante abbia delle buone capacità cognitive. A tali manifestazioni si possono aggiungere sintomi di tipo ansioso. È bellissima la relazione della collega, della logopedista, appunto avete visto come una sintomatologia ansiosa sorretta da un nucleo depressivo dava disturbi del comportamento. Quindi vedete la varietà con cui si può manifestare un nucleo depressivo, diciamo, in età evolutiva. E a volte i sintomi di tipo ansioso si configurano con paure ricorrenti per l'incolumità fisica dei congiunti o a sfondo ipocondriaco. Il mancato riconoscimento dell'episodio depressivo costituisce un alto fattore di rischio, non solo perché così si manterrà lo stato di sofferenza del bambino, ma perché questi circuiti sono, come dire, si autosostengono, no?
e quindi da quello che poteva essere un evento circoscritto nella vita del bambino si può sviluppare quello che poi sarà invece una malattia depressiva, la quale, e qui forse andiamo avanti velocemente, si può manifestare, può essere espressa da un incremento del tempo, qui è diciamo, una sintomatologia introdotta anche dal DSM-5, in cui appunto la persistenza per più di un anno di una sintomatologia depressiva in genere più blanda che rispetto all'evento può determinare appunto una malattia depressiva. Altre volte appunto invece, come abbiamo visto in precedenza questa slide, questo nucleo depressivo si manifesterà sotto mentite sfoglie, in comorbidità con altre patologie psichiatriche. Allora, volutamente, io che lavoro in un ospedale in cui 5 minuti, perfetto, in cui mi occupo diciamo di patologie gravi, un reparto di neuropsichiatria infantile, volutamente mi sono orientato verso i bambini cosiddetti normali, verso i quadri più sfumati e meno gravi o mascherati da altre costellazioni sindromiche, perché sono quelli i quadri più insidiosi che occorre riconoscere e affrontare precocemente. Per questo voglio concludere il mio intervento con una patologia grave e conclamata. Voi sapete che noi non troviamo, ad esempio, in questa fascia di età, ad esempio, una depressione maggiore come la troviamo nell'adulto. Possiamo trovare delle varianti, e questa è una variante, è una depressione psicotica. Nel mio reparto di neuropsichiatria infantile, insieme ad altri colleghi, mi occupo soprattutto di urgenze e di emergenze psichiatriche. Nel mio lavoro insistono le vicende travagliate, le immagini di molti bambini e dei loro genitori, ma alcuni più di altri ti toccano e ti accompagnano. Per me questa bimba fa parte di questa cerchia ristretta. Sono stato chiamato d'urgenza al pronto soccorso per una bambina di 9 anni che nelle settimane precedenti aveva accentuato pericolosamente sintomi di iporessia e di chiusura. Nonostante un ricovero in pediatria, dopo la dimissione aveva ulteriormente limitato l'assunzione di cibo e bevande. Era accompagnata dal suo papà, un uomo tanto mite quanto inconsapevole. Mi si è presentata una bimba magrissima, col visino triste, gli occhi bassi e le braccia incrociate sul petto e le mani chiuse a pugno. Sembrava una delle tante Madonne addolorate dell'iconografia cattolica. Mi ha ricordato anche che nella simbologia egizia le statue che hanno le braccia incrociate sono riservate alle deità o ai morti. La sua postura, per me che la osservavo, raccontava dunque del suo dolore e del senso di morte che la abitava. Istintivamente l'ho accarezzata. Il fatto che abbia accettato la carezza mi ha fornito però un elemento prognostico favorevole. Vedete, Celentano diceva bisogna essere rocco, ci sono i rocco e le... Ecco, un medico che si interessa di urgenza deve avere dei tratti rocco, d'accordo? Senza cadere nell'ipomaniacalità. Allora... Per avere dei tratti rock deve utilizzare tutto quello che gli viene. Che esempio vi posso fare? Come l'indiano che guarda il bisonte. Non getta niente del bisonte, l'indiano d'America. Allora, ogni gesto, ogni cosa ti aiutano a trovare rapidamente la strada per capire il bisogno del bambino e per capire velocemente come lo puoi aiutare. Dopo essere riuscito a farla mangiare e bere, ho visto che si ostinava a tenere la mano sinistra chiusa a pugno e serrata sul petto, e le ho chiesto il motivo. Lei mi ha risposto che con la mano era riuscita a catturare il suo dolore. Questa bimba teneva stretto nel pugno il suo dolore.
per impedire che dilagasse. Naturalmente, ogni tentativo di farle aprire la mano, che da giorni aveva iniziato a maleodorare, suscitava reazioni di angoscia e di terrore, allucinazioni di esseri mostruosi che la minacciavano. Come reazione difensiva compiva riti apotropaici, gesti di scongiuro, continuamente tracciava temenos, cerchi immaginari che la proteggessero. Il dolore che conteneva nel pugno era legato a un'angoscia abbandonica, al recente ricovero della propria mamma con diagnosi di schizofrenia. Una dottoressa ha detto che la mia mamma è pazza, ma io non ci credo. A volte è cattiva, ma io le voglio bene lo stesso. È facile capire come nel delirio di questa bambina ci fossero delle logiche e come il suo pugno forse assomigliasse bionianamente al contenitore che la sua mamma non era riuscita ad essere. Ci sono volute più di 2 settimane di ricovero e di cure perché un dito dopo l'altro, riuscisse ad aprire la mano. I bambini, la maggior parte, cercano nei grandi aiuto alle loro angosce e una possibilità di redenzione. E poi ci spingono a guardare al nostro dolore e a quello degli altri con pazienza e con speranza. E alla depressione, per dirla con le parole di un grande poeta, Yeats, come alla grande, grigia, divina povertà in cui a marzo si ridestano gli alberi. Grazie.